per controllare la regolarità amministrativa degli atti. L'importo della spesa, quindi parametri essendo anche un controllo di tipo contabile di coerenza con i capitoli di spesa, il complesso della predisposizione è tanto più sostanzialmente, tra virgolette, passibile di errore, di anomalia, tanto più questo atto è complesso della propria predisposizione e la predisposizione dell'atto da parte dell'ente. Quindi questi sono quelli che noi chiamiamo un indice di rischio. Nel momento in cui bisogna andare a scegliere nella mole di atti che quale ente locale, quali atti andare a controllare, questi, diciamo, parametri sono sicuramente quelli che ci danno un indice maggiore di rischio e quindi probabilmente che ci guidano ad andare a scegliere gli atti che ricadono, sì, maggiormente sotto questi parametri. Allora, poi dopo abbiamo fatto una serie di domande su praticamente come si va a scegliere il campione. Questa è un'altra problematica, cioè noi sappiamo che è impossibile controllare tutto, no? Quindi tutti gli enti fanno delle scelte, scegliono questo campione. Questo campione viene determinato o all'interno del regolamento che controlla la regolarità amministrativa o in alcuni casi dal segretario generale. Nella nostra metodologia lo vedremo dopo, di fatto questo campione non è un'entità fissa, ma anzi, diciamo, segue un po' quella che è anche l'andamento del controllo di regolarità amministrativa, perché gli atti che si controllano possono cambiare. Se vengono fatti degli anni di controllo, ad esempio trimestrali, non è detto che nello stesso trimestre non si controllano magari atti diversi. Il trimestre controllo il 50% degli incarichi professionali, quello successivo vado a controllare il 20% degli affidamenti di lavori. Ecco, queste sono, diciamo, scelte operative che poi il cliente va a fare nel momento in cui va a fare il controllo. E nel nostro modello abbiamo creato un modello che aiuta praticamente l'ente a scegliere il campione, quindi la diversa degli atti, a fare una scelta del campione in modo molto semplice e quindi andare punto definite dalla legge. Quindi di fatto gli enti controllano quasi tutti le determinazioni di impegno di spesa, in una percentuale dell'88%, i provvedimenti di autorizzazione, 77%, per un servizio oppure per dare via un lavoro pubblico, quindi l'80% delle amministrazioni controllano questo tipo di atti. E ci fanno, come vedete, si vanno a controllare le